Allora, buonasera a tutti, ben trovati qua da Palazzo Chigi. Sono le 21:32, leggermente in ritardo, tanto per cambiare, con il Matteo Risponde, che in questa serata ha un obbligo e un obiettivo particolare, quello di andare a smontare 20 bufale, 20. Tra le domande più cattive, più polemiche che abbiamo ricevuto in questo periodo, e queste 20 bufale sono 15 legate al referendum e 5 legate alle questioni dell'attività di governo. Quindi 15 sul referendum e 5 sull'attività di governo. Sarei quasi per leggerle prima. Ma un messaggio prima di iniziare, un messaggio direi di natura istituzionale, anzi se mi stringete che non voglio che ci siano le immagini del no, voglio fare una cosa prima di partire a livello di governo, a livello istituzionale. E voglio dire una cosa che vale per tutti, voglio dire una cosa che vale per tutti, per piacere se mi stringete, grazie. In queste ore stiamo discutendo tanto del referendum a tutti i livelli, come è giusto che sia, ma quello che per me è fondamentale è che prima di entrare nel merito del referendum, si possa dire una bella parola su ciò che sta avvenendo in queste ore ad Amatrice. Le prime casette di Amatrice sono finalmente in realizzazione da oggi. Le prime 20, mi ha detto il presidente Zingaretti, il capo della Protezione Civile Curcio, il commissario Errani, saranno pronte prima di Natale. Domani io sarò nelle Marche assieme al commissario Errani, al presidente Ceriscioli, al capo della Protezione Civile Curcio. Stiamo lavorando perché finalmente si possa consentire ai nostri connazionali non di riprendere una vita normale, perché non la riprenderanno mai dopo quello che è accaduto, eh? 299 morti, di cui 237 ad Amatrice. Però è bello, e io mando un grande abbraccio da Sergio Pirozzi a tutta la sua comunità, che queste casette, e non le chiamiamo nemmeno casette di legno, ma queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, forse dei prossimi anni, in Amatrice, sono in fase di realizzazione. Oggi del resto è accaduto anche una buona notizia ad Arquata, buona si fa per dire, la scuola finalmente c'è stato un momento anche molto toccante, una cerimonia molto toccante nella scuola, nelle varie scuole del cratere. Questo per dire che prima di entrare nel merito della campagna referendaria, prima di entrare nel lagone e nello scontro, ci tenevo tanto a dire una cosa che penso possa far contento tutti gli italiani, e vale a dire che non ci dimentichiamo del cratere, anzi lavoriamo tutti insieme perché si possano dare delle risposte, tutti, sinistra, destra, chi vota sì, chi vota no, chi non vota. È fondamentale che sul terremoto non ci siano divisioni. Allora, possiamo partire con la nostra bella, spero, serata. È una serata che ci siamo organizzati con le 20 domande più cattive, più difficili, le 20 domande più costanti anche del fronte del no, ed è una serata che dedichiamo a chi non odia, a chi non ha il partito preso, a chi è già deciso, chi non è già, non soltanto chi è indeciso, ma anche a chi non vuole lo scontro, a chi vuole ascoltare le ragioni dell'altro, perché anche la stampa internazionale se ne sta accorgendo sempre di più. Ci sono alcune persone, alcuni partiti e anche alcune realtà che utilizzano in modo virale la propaganda, che utilizzano in modo anche direi discutibile, lasciatemela dire in questo modo, le bufale e la rete. Ecco, per me è fondamentale che si possa invece ragionare, discutere, non essere d'accordo su tutto, per carità di Dio, è fondamentale che non si sia d'accordo su tutto. Questa è la democrazia. Ma vi prego di condividere il più possibile le vostre connessioni per poter arrivare a quante più persone possibili e per dimostrare che se ci sono quelli che vivono di propaganda, noi siamo quelli che invece parliamo di contenuti. Ieri Beppe Grillo ha detto una frase pazzesca, non ieri, chiedo scusa, ieri l'altro. Beppe Grillo ha detto
ai propri amici del Movimento 5 Stelle, ha detto: ragazzi, mi raccomando, non votate col cervello. Scusate, proviamo a ridirla insieme. Non votate col cervello. Ma vi sembra una frase che abbia un senso? È ovvio che bisogna votare col cervello. Io dico anche col cuore. Perché non votare col cervello? Forse perché se si entra nel merito, alcuni dei nostri amici 5 Stelle, non soltanto 5 Stelle, quando vai poi a spiegare nel dettaglio, a parlare nel dettaglio, a discutere nel dettaglio, sono i primi che voteranno sì. E allora Grillo, che è una persona molto intelligente, dice: no, non votate col cervello, perché se votate col cervello poi alla fine è un problema. Ecco, per me invece è fondamentale che si voti col cervello e che la discussione sulle 20 domande cattive che abbiamo preparato possa essere la più efficace possibile. Per cui condividete, condividete, condividete. Allora, io innanzitutto le elencherei le 20 domande, poi via via sul Matteo Risponde cercheremo di trovare i commenti e i messaggi di ciascuno di voi. Caterina Greco, per esempio, scrive, non è Caterina, Antonella Gramigna, scrive: un sorriso a tutti, non serve altro. Ci sono varie persone che scrivono, vabbè, qui troppi commenti. Casalotto Pietro: ti aspettiamo domani a Macerata Ancona, saremo domani lì. Ci saranno varie persone che criticano. Alberto Pepe, che contesta il fatto che io faccia il Matteo Risponde, e altre persone che danno suggerimenti. Mario Angione: cambiamo la macchina amministrativa per sempre. E Niccolò Mammato: cosa ne pensi della NASPI? Ti risponderò nel dettaglio. Io nel merito sono pronto a recuperare poi il Matteo Risponde sulle questioni di governo. Oggi però, con il vostro consenso, mi piacerebbe entrare nel merito delle questioni referendarie, se no ragazzi si butta via st'occasione. Invece sarà divertente. Le bufale del no se vince il sì e le bufale del no. E allora, i 20 argomenti segnateveli, che li indichiamo tutti. Il primo, poi andiamo nel merito. L'elezione dei senatori: ci tolgono la democrazia, non vogliono farci votare. Risponderemo nel merito e mostreremo anche la scheda elettorale, se ce l'avete preparata, perché qui non me l'avete ancora lasciata, la scheda elettorale per l'elezione dei senatori. Il secondo grande tema è l'articolo 70, che sembra uno dei grandi tabù di questa discussione referendaria. L'articolo 70 è complesso, è pasticciato. Pasticcio adesso. La deriva autoritaria: ho visto quelli di Casa Pound preoccuparsi per la deriva autoritaria. La trovo una cosa fantastica. Casa Pound che si preoccupa per la deriva autoritaria. Avremo modo di discutere. Poi c'è il mitico combinato disposto tra legge elettorale e riforma costituzionale. Poteri tra Stato e Regioni, l'immunità. Oggi il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, in una trasmissione televisiva è riuscito in 40 secondi a dire sull'immunità una serie di falsità incredibili. Le prenderemo una per una ed entreremo nel dettaglio. Poi i risparmi. La frase di chi, domanda numero 8, dice: si poteva fare diversamente. L'articolo 117 e il complotto secondo Matteo Salvini, la frase di De Mita sulla riforma frettolosa e poi l'elezione del Presidente della Repubblica, il referendum, le leggi popolari, le leggi a data certa che sono considerate più o meno un golpe e il dibattito sulla incostituzionalità della riforma Madia. Queste sono le 15 domande sul referendum che abbiamo opportunamente selezionato sulla base delle considerazioni che sono venute da tutti voi. Poi chiuderemo con l'Air Force Renzi. A me scappa da ridere, la domanda numero 16 sarà sull'Air Force Renzi. Entreremo nel merito di questo benedetto aereo che, tra l'altro, non lo dite a nessuno, io non l'ho neanche mai utilizzato, perché utilizzano gli imprenditori con le missioni internazionali commerciali che facciamo. I posti di lavoro, in particolar modo al sud, la numero 17, la 18 il PIL e le polemiche sulla crescita zero, la 19 le tasse, perché oggi un grande esperto di tasse che si chiama Mario Monti sostiene di aver detto che da parte nostra, da quando ci siamo noi, ci sono più tasse, e invece io non ricordo un governo che abbia aumentato le tasse più di quello di Mario Monti. Mai fidarsi dei governi tecnici. E infine la 20ª, ci tengo moltissimo,
riguarda Taranto, perché da qualche ora, da qualche giorno c'è una polemica su Taranto che francamente fa male al cuore, e trovo che sia importante anche dare una buona notizia al termine di questo percorso, perché c'è chi chiacchiera su questi argomenti e chi porta a casa risultati concreti. Allora, 20 questioni, 20 temi che costituiscono per molti un ostacolo a votare sì a questa riforma, però l'importante è farlo con il sorriso, è farlo con tranquillità, è farlo con grande, direi anche rispetto per le ragioni degli altri. Ragazzi, mancano 5 giorni, è bello. Quando votano i cittadini è bello, quando la democrazia si mostra in tutta la sua forza è bello. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo essere preoccupati e non dobbiamo nemmeno avere un tono esagitato. Noi dobbiamo avere un tono tranquillo, dobbiamo discutere nel merito, perché questa riforma dà più semplicità al Paese, e dobbiamo fare un lavoro come quello che state facendo voi di condivisione in questo momento, per andare casa per casa, porta a porta, nel dettaglio, a discutere di come questo Paese diventa più semplice. Io utilizzo sempre la stessa immagine: la Francia, la Germania, il Regno Unito sono paesi che fanno i 100 metri piani. Noi facciamo i 110 ostacoli, ma dobbiamo farlo nello stesso tempo degli altri, perché abbiamo una burocrazia e un sistema amministrativo che è pensato per bloccare, a cominciare ovviamente dal sistema parlamentare con il bicameralismo paritario, cioè con il doppione l'uno dell'altro, che fanno le stesse cose ed entrambi non aiutano a risolvere il problema. Allora andiamo uno per uno e partiamo da questa meravigliosa questione, la prima, la giriamo la pagina, e cioè: se vince il sì rispetto alla prima bufala che viene detta da tanti. Tra l'altro, da domani sul sito ci saranno, sul sito del www.bastaunsì, le spiegazioni tecniche a cura di un giovane costituzionalista che si chiama Francesco Clementi, e ci saranno anche, molto importanti, le discussioni, i messaggi più rapidi, più veloci, per andare a viralizzare i contenuti positivi, perché altrimenti viralizzano soltanto le bufale, gli altri. Tra l'altro, l'ultima bufala viralizzata riguarda mia moglie, a proposito del voto di Agnese. Ci sono state bufale pazzesche sul fatto che nel mio comune, a Rignano sull'Arno, siano stati trovati 500.000 schede precompilate, già votate. A Rignano ha 500.000 schede, non sanno nemmeno dove metterle. Stiamo veramente a un livello di bufale che è impressionante. Ma restiamo sulla politica e vi prego, condividete tutti. Il Senato non è un organismo che può essere considerato come è considerato oggi. Cioè, in altri termini, noi abbiamo oggi la Camera e il Senato che fanno le stesse cose. Da domani, o meglio, da quando entrerà in vigore la riforma costituzionale con la nuova legislatura, se vincerà il sì, la Camera farà le leggi. Il Senato farà una cosa ben diversa. Il Senato rappresenterà i territori, e quindi ci saranno sindaci e consiglieri regionali. È un meccanismo che funziona con diverse sfumature molto bene in Francia, in Germania, in Austria, in tanti altri paesi. Perché non dovrebbe funzionare da noi? Perché questo tipo di Senato non dovrebbe funzionare da noi? Io vorrei capirlo. L'accusa però che viene fatta è che, ripetuta costantemente da tutti, è che con questa riforma esproprieremo il potere di scegliersi i cittadini, il potere di scegliersi da parte dei cittadini i senatori. Non è così, i cittadini sceglieranno i propri senatori, voteranno in modo esplicito su una scheda con il nome e il cognome del senatore che vogliono mandare a Roma. Il senatore non conterà più come prima, seguitemi. Il senatore sarà meno importante, non avrà lo stipendio, non avrà più i fondi dei gruppi parlamentari del Senato, ma i cittadini potranno votarlo, lo sceglieranno. Allora, se voi siete tra gli indecisi perché non volete ridurre il vostro diritto di scelta, sappiate che in caso
di vittoria del sì, i cittadini sceglieranno i propri senatori, li eleggeranno. Perché ancora non è operativa la legge? Faccio l'avvocato del diavolo. Per forza. Perché ancora non è operativa la riforma costituzionale. È chiaro? È evidente che fin tanto che la riforma costituzionale non è formalmente approvata, non possiamo entrare nel merito della discussione della nuova legge elettorale per i senatori, ma il principio contenuto in Costituzione è che i cittadini potranno scegliersi i propri senatori. Ci tengo moltissimo a questo punto perché io ricevo tantissime mail di persone che dicono: non voterò la riforma perché non mi fate scegliere i cittadini, i senatori. Uno degli argomenti più divertenti su questo è stato un dibattito con un ragazzo di 21 anni che ha detto: voi con questa riforma mi togliete il potere di eleggere i senatori. E io ho detto: guarda che non è così. Intanto tu il potere di eleggere i senatori a 21 anni non ce l'hai, perché una delle incongruenze e contraddizioni è che i ragazzi tra 18 e 25 anni non hanno gli stessi poteri che hanno gli altri cittadini. Questo è un cittadino di serie B. Ma con la nuova riforma non soltanto sarà confermato per tutti il diritto di scegliere attraverso l'elezione, ma addirittura, punto particolarmente importante e significativo, addirittura questo avverrà anche per i ragazzi under 25, ovviamente con più di 18 anni. Io direi che questa è chiara, vedo ci sono dei commenti vari su questo tema, però il punto è molto semplice. Qualcuno dice: dobbiamo discutere non di questo ma di immigrazione, dobbiamo eliminare la demagogia di chi strilla e distrugge, dobbiamo smentire le bufale con i fatti. Beh, questo è il primo. A tutti quelli che vi diranno: ragazzi, non si eleggono i senatori, rispondetegli che non è così. E questo mi sembra che sia la prima cosa. Io avevo chiesto di avere la scheda elettorale, non me l'hanno ancora portata, ma mi arriverà sicuramente. Se oltre alla scheda mi portate anche un bicchiere d'acqua, visto che abbiamo una bella discussione da fare, mi fate una cortesia. Allora andiamo sulla seconda, che trovo altrettanto interessante, l'articolo 70. Ora, mentre c'è l'articolo 70, vi pregherei su Twitter di postare, ma l'ho già postato io, credo, quindi non c'è bisogno di ripostarlo, l'avevo postato nel primo pomeriggio, no, stasera l'avevo postato io, eccolo qua, è l'ultimo post che ho fatto su Twitter, o l'ultimo tweet che ho pubblicato su Twitter un'ora fa, è la nuova bufala sul testo troppo lungo dell'articolo 70. Vi mostro questa, così, mostrandovi questa, si fa prima. Camera e Senato avranno competenze diverse. L'articolo 70 le definisce con chiarezza e precisione. In Germania sono ben 6, dico 6, non 1, gli articoli dedicati a questo. E, udite udite, negli Stati Uniti le parole sono 2317. Come la mettiamo? Basta, bufale, basta un sì! Dunque, quelle persone che dicono l'articolo 70 è troppo lungo perché ha 430 parole o 438, ignorano che negli Stati Uniti, veniva ricordato prima, sono circa 2300 le parole che vengono utilizzate per descrivere il funzionamento del sistema, e in Germania sono molte di più. È fondamentale che ci sia chiarezza puntuale, concreta sulle cose di cui discutiamo. Cioè, se Camera e Senato fanno le stesse cose, si può dire semplicemente la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Così è adesso. Ma se Camera e Senato fanno due cose diverse, è evidente che bisogna modificare il rapporto tra quello che fa la Camera e quello che fa il Senato. L'articolo 70 va nel dettaglio, spiega con precisione, evita i conflitti di competenze. A quelli che dicono: ah, ma è difficile da capire, ragazzi, è la Costituzione, non è Topolino. È normale che si debba entrare nel dettaglio e capire chi fa cosa, come e quando. Però per me il punto cruciale è che l'articolo 70 non è troppo lungo, è puntuale, spiega nel dettaglio, spiega che cosa si può fare. E Germania, per esempio la Germania, che mi sembra il modello principale da utilizzare in questi casi, ha 6 articoli per descrivere ciò che l'articolo 70 descrive in un solo articolo.
Insomma, se volete votare no, votate no tranquillamente, ma non perché l'articolo 70 è troppo lungo, perché in realtà l'articolo 70 fa il suo mestiere, quello di chiarire gli uni e gli altri argomenti. E ci tenevo a dirvi questa, sulla pagina del Basta Un Sì troverete poi nel dettaglio la spiegazione del professor Clementi. Quindi, elezione senatore e articolo 70, mi pare che possiamo darli per acquisiti. Vediamo se c'è qualcuno che commenta su questi temi. Non poteva essere affidato a un regolamento parlamentare, scrive Andrea. No, non poteva essere affidato al regolamento parlamentare perché avrebbe creato più conflitti di competenza in partenza. Pasquale Costanzo, l'articolo 70 è tecnico ma chiarissimo, lo fossero altrettanto certe leggi. Eh beh sì, questo è vero, se le altre leggi fossero certe e chiare e precise come l'articolo 70 sarebbe meglio. Vediamo altri commenti sempre sull'articolo 70, perché noi facciamo questo servizio pubblico, discussione nel merito, noiosissima, ma almeno possiamo andare nel merito capitolo per capitolo, poi andremo sulle altre questioni. Siamo già a 8.716 commenti. Jean-Louis Cotton, parlami della sentenza 1 del 2014. Jean-Louis Cotton, che immagino sia un altro di quei nomi leggermente trolls e fake, che cos'è la sentenza numero 1 del 2014? È quella in cui si dice, importantissimo, che la legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, è incostituzionale, ok? Ma questa legge non dice, come sostiene qualcuno, intanto mi portano del materiale, se mi portate anche da bere vi sono grato, non dice, come dice qualcuno, che il sistema della legge elettorale obbliga a bloccare anche tutto il resto. Obbliga a bloccare anche tutto il resto. No, dice che il Parlamento è pienamente legittimato a continuare a fare il suo lavoro. Quindi dice, ok, la Corte Costituzionale blocca la sentenza, blocca la legge elettorale, ma non blocca il Parlamento, che è titolato a fare le riforme. Quindi, caro Jean-Louis Couton, come ti chiami, la sentenza 1 del 2014 è molto molto chiara. Mariella Bottallo, recupero del sì, vincerà il sì, non facciamo gesti apotropaici, poi non possiamo dire sondaggi. Mark Marzielli dice, stai muto! Mark, scusa, facci una domanda esplicita, spiegaci perché non sei d'accordo, raccontaci cosa sono le cose che non ti convincono, noi siamo qui pronti a ascoltare, a discutere. Ti stiamo dimostrando che non è vero che non si eleggono i senatori, ti stiamo dimostrando, secondo punto, che l'articolo 70 non è lungo e complicato, ma che permette di uscire dal ping pong in Parlamento. Perché devi dire stai muto? Parliamo, discutiamo, fatti vivo, facci sapere. E allora, andiamo avanti, chiedendovi ancora di condividere sulle vostre pagine Facebook in modo tale da arrivare a più persone possibile, anche perché avremo un po' di qualche sorpresina finale. Nel frattempo però è arrivata con un po' di ritardo la scheda per l'elezione dei senatori consiglieri di cui vi parlavo prima, la metto qua. Questa è la scheda che troverete nella, se passerà, è un facsimile, anzi scriviamoci facsimile perché sennò poi diventa un problema, mettiamoci un bel facsimile sopra che è fondamentale. Eccolo qua. Il punto qual è? Se passerà la legge elettorale che ha proposto, poi naturalmente dipenderà da come sarà la legge elettorale, ma il punto fondamentale è che il cittadino potrà scegliere all'interno del suo partito quale consigliere regionale invitare a svolgere la funzione di senatore anche. Quindi si vota, c'è la scheda elettorale, non c'è trucco, non c'è inganno, voi dovete votare, votate per chi vi pare, però i senatori, ragazzi, conteranno meno di prima, questo è il punto chiave. Allora, siamo già a oltre 10.000 commenti, è fantastico. Intanto c'è una bella messaggio di Luca Marino, io come insegnante di strumento musicale in una scuola media Fermi a Scandicci porterò degli strumenti musicali alla scuola di Amatrice con i miei allievi. Evviva, evviva il voto con il cervello, dice Luca. Evviva Luca, è bello che tu porti i tuoi ragazzi, soprattutto gli strumenti musicali e soprattutto i tuoi ragazzi. Valentina, hai ammesso di aver buttato milioni nella buona scuola, non pensi di dimetterti? Valentina,
La buona scuola ha messo miliardi, non milioni, nella scuola. Dopodiché, come succede sempre, può darsi che qualcuno dica: ah, si poteva far meglio. E io aggiungo: è vero, si poteva far meglio. Dopo anni in cui nessuno ha fatto niente, qualcuno ci sta provando. E dovrei vergognarmi perché ho messo soldi nella scuola? No, Valentina, non mi vergogno perché abbiamo messo soldi nella scuola. Dovrebbero vergognarsi quelli che i soldi non li hanno messi sulla scuola. Salvatore Stanzione, fai solo propaganda, hai imparato la parte a memoria e la reciti anche bene. Salvatore, ti sono grato, tutti i miei, il mio staff è contento che tu dica che io sono preparato a memoria, perché se c'è una cosa della quale sono disperati è che il non è mai preparato a memoria quasi niente. Però ti sono davvero grato, ti abbraccio forte, sei l'eroe di Filippo e di tutto lo staff che è lì dietro, che sta ridendo e sta esultando. È vero, è tutto preparato a memoria, è tutto lungamente preparato senza che tu te ne fossi accorto. Salutiamo Salvatore Stanzione, guarda, Salvatore Stanzione, gli metto anche un mi piace, così, no, eccoli, mi piace. Francesco Contini, ma oltre a diminuire i senatori, non si potevano diminuire anche i parlamentari? I deputati, dice, sì Francesco, si poteva far tutto, però si è fatto quello che si è potuto fare. Dopo 70 anni, per la prima volta, diminuiscono i parlamentari, cioè diminuiscono, dipende da come va a finire domenica. È un passaggio storico, ragazzi, cioè qui, adesso stiamo tutti giocando al piccolo costituzionalista, io per primo, no? E ci dimentichiamo la cosa enorme di cui dovremmo discutere, cioè che per la prima volta voi cittadini potete cambiare le regole del gioco della politica, diminuire i politici, i parlamentari, ridurre il costo delle istituzioni. Ragazzi, è straordinario, sono 70 anni che aspettavano sto momento. Io sono qui a far la parte di quello che cerca di togliere ogni alibi agli azzeccagarbugli e anche discutere per bene con i cittadini. Le azzeccagarbugli sono i professionisti del no. I cittadini sono quelli che nel dettaglio vogliono capire meglio. La mia amica mi ha scritto: non mai convinto. E abbiamo parlato, abbiamo discusso e poi si è convinta perché ha sentito non il sottoscritto ma un'altra persona in televisione esprimere con migliore capacità di me i concetti del sì. E è bello, è la democrazia, è la bellezza. Allora, Nicola, Presidente, in merito all'articolo 70, lo diciamo che finalmente si mette un freno alla decretazione d'urgenza ridando piena legittimità al dibattito parlamentare? Sì, lo diciamo anche dopo. Qui Andrea dice una critica, vediamo se lo becco subito. Il problema sembra essere la lentezza del procedimento legislativo, ma perché per la legge Boccadutri del Jobs Act ci sono voluto pochi giorni? Questa è una delle accuse che viene spesso fatta. Quando ci sono c'è un consenso ampio, le leggi si fanno veloci, è vero. Poi alcune sono decreti legge, Jobs Act ci ha messo un anno, ma è secondario. Prendo di Andrea Costa il punto. Il punto è: se c'è il consenso di tutte le forze politiche si fa veloce, ma la semplificazione del procedimento va fatta esattamente per quelle su cui non c'è il consenso veloce, su cui c'è un consenso della maggioranza ma non l'unanimità, altrimenti diventa un potere di veto delle opposizioni. È chiaro il concetto? Soprattutto questo sistema del doppio voto non ce l'ha nessuno, qualcosa vorrà dire. Allora, ci sono moltissime bellissime, è fantastico, voi state continuando a condividere e vi sono grato, abbiamo decine di migliaia di persone che stanno seguendo questa diretta, devo essere più veloce, mi fanno perso, allora bevo un goccio d'acqua e cerco di essere più rapido. C'è l'accusa della deriva autoritaria, terza questione, la deriva autoritaria. Ragazzi, io sulla deriva autoritaria non so che dirvi. Casa Pound che dice la deriva autoritaria, Gigi Di Maio che dice che noi rischiamo di diventare una dittatura come il Venezuela di Pinochet. La cosa non è soltanto l'errore clamoroso geografico, è proprio il fatto di pensare che l'Italia sia una dittatura. La dittatura è dove mettono in galera i magistrati, i professori, i giornalisti. Guardate che accade, eh? Questo paese non ha alcun rischio di deriva autoritaria. Ho domandato a autorevoli professori, mi dite, e glielo ho detto con un sorriso, mi dite qual è l'articolo della Costituzione
che riguarda i poteri del Premier e che quindi segnerebbe un aumento di poteri del Presidente del Consiglio, che viene modificato. E ho aspettato. Tic, 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 tic. Ho aspettato a lungo. Nessuno ha saputo rispondermi. Per un motivo molto semplice. Non c'è alcuna modifica dei poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'articolo 95 non viene toccato. C'è semplicemente un sistema più semplice. Anziché avere due Camere che danno la fiducia, ce n'è solo una. Come in Francia. Anzi, la Francia ha un sistema diverso perché c'ha il semipresidenzialismo. Diciamo come in Germania, più corretto. Scusate, ma secondo voi Angela Merkel, o se volete Helmut Kohl, o se volete i francesi o gli inglesi, sono dei pericolosi antidemocratici? Perché hanno una sola Camera che dà la fiducia? È evidente che siamo in presenza di una... come posso dire, di un attaccamento quasi morboso, al passato. Si pensa che se non ci sono due Camere a dare la fiducia, allora ci sia una lesione democratica. Ma quale lesione democratica? Se non ci sono due Camere, ce n'è una soltanto, come accade praticamente dappertutto. Io su questo punto della deriva autoritaria sono talmente senza parole che non ne posso più. Quindi, come mai si dice che se vincesse il sì il Presidente della Repubblica non avrebbe il potere di sciogliere le Camere? Francesco Ranieri, non è così. Non ho capito se si chiama Francesco Ranieri o Ranieri, perché mi è scappato il commento. Il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere la Camera dei Deputati, cioè la Camera che è collegata al governo dal voto di fiducia. È esattamente come adesso. Il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere con cui a cui il governo è legato da un potere di fiducia. Nella riforma Berlusconi, che oggi mi accusa di essere un uomo solo al comando, nella riforma Berlusconi, il Presidente del Consiglio aveva il compito, il diritto, la possibilità di sciogliere tutte e due le Camere. Oggi io non posso sciogliere nemmeno le scarpe, ma di che cosa stiamo parlando? Renzi, lei spiega e spiega, ma il vero problema è il pregiudizio. Quindi si passa dal campo tecnico a quello politico. Paolo Mastrobo. Paolo, io che possiamo... capisco il ragionamento, però se uno ha un pregiudizio non vota col cervello, come suggeriva Beppe Grillo. Cioè Beppe Grillo ieri diceva, ne parlavamo all'inizio, votate non col cervello. Io penso che si debba votare col cervello, anche col cuore, ma col cervello. Sta riforma non è per me, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Per anni vedremo finalmente il paese poter cambiare se vincerà il sì. Se vincerà il no, ci terremo questo sistema. Altro che deriva autoritaria, è una situazione profondamente bloccata. Allora, andiamo molto più velocemente. Francesco Parolise, a Made in Sud cercano comici, gli ho dato il suo nome, a breve la contatteranno. Mi piace, Francesco, quando entrate proprio nel merito delle critiche, no? Cioè io, come dire, sono qui per discuterne, leggo i vostri commenti e mi sembra bello che qualcuno mi dica non sono d'accordo, oppure guarda che c'è un articolo in cui cambiano i poteri del Premier. No, nessuno mi dice questo. Perché a fronte di un'occasione di dialogo, molto bella tra l'altro, in questo momento siamo circa 16.000 persone collegate, abbiamo raggiunto già più di 500.000 di persone, ci sono più di 4.000 condivisioni e chiedo a tutti di continuare a condividere. Stiamo entrando sempre di più nelle case degli italiani a discutere, perché di fronte a questa possibilità uno deve fare la polemica e litigare? Discutiamo, dai, diteci quali sono le considerazioni, le critiche, e ne parliamo. Per esempio, Rossella Puca, i poteri cambiano con l'articolo 117,4, che è la clausola di supremazia. Se siete d'accordo, lo mettiamo qui quando parliamo delle regioni, quindi eccola qui, la clausola di supremazia, che arrivo tra pochissimo. Intanto prima faccio il combinato disposto, che è la numero 4, vado rapidamente, prima prendiamo anche questa sul Senato. Le regioni saranno tutte ugualmente tutelate, la Basilicata sarà come la Lombardia, dice Francesco Paterna. Come numero di senatori, no. Per esempio in Germania i senatori rappresentano lo Stato, non si chiamano senatori, ma diciamo la Camera delle Autonomie
vota come singolo Stato. Da noi non sarà così, però non c'è dubbio che la Basilicata avrà in proporzione gli stessi rappresentanti di tutti gli altri. Una grande domanda molto intelligente di tal Paolo Colombino: visto che il tuo slogan è basta un sì, mi regali 10.000 euro, basta un sì, credo. E qui siamo alla fase, questo servizio sociale che svolgiamo, ma andiamo nel merito. Niccolò Fontana: ciao Matteo, che ne pensi della perdita di sovranità in caso di vittoria del sì nei confronti della comunità europea? E allora questa è la bufala numero, la controllo perché almeno ce la leviamo subito, è la bufala numero 9, mi sposto, voi mi perdonerete, però almeno la prendiamo da Niccolò Fontana, era già preparata, Niccolò, quindi lo dobbiamo dire. Si cede sovranità all'Unione Europea, ecca là, questa è la numero 9, poi il professor Clementi domani nel dettaglio vi illustrerà tutti i punti. Sul sito www.bastonsi.it. Ragazzi, non esiste, non è vero che cambia qualcosa, questo è l'articolo 117 e una delle bufale che gira via SMS, via WhatsApp, dice: ah, con la nuova riforma, con la nuova formulazione accadrà che, siccome c'è scritto non più ordinamento comunitario ma ordinamento dell'Unione Europea, perderemo i diritti. Ragazzi, c'è scritto ordinamento dell'Unione Europea perché l'Unione Europea ha cambiato nome, prima si chiamava Comunità e infatti c'è scritto ordinamento comunitario, ora si chiama Unione Europea e si chiama ordinamento dell'Unione Europea. Questa vince il premio, questa la metterei come premio, la bufala d'oro, proprio quella peggiore di tutti. Si può dire bufala d'oro? No, vedo le facce un po' disgustate laggiù in fondo, a me poi la bufala piace quella campana, ma il punto chiave è che questa è la più grossa, la più clamorosa di tutte. L'ha detta Niccolò, ce l'ha scritta Niccolò ed era la numero 9 che avevamo già preparato. Torniamo al combinato disposto che è la numero 4. Si dice che con la legge elettorale potrebbe esserci un combinato disposto, un sistema antidemocratico. In realtà l'unico conseguenza di questo sistema attuale della legge elettorale cosiddetta Italicum è il fatto che non ci siano più gli inciuci, perché col ballottaggio non ci sono più gli inciuci. Detto questo, però, onestà vuole che io dica con molta forza che abbiamo preso l'impegno a cambiare la legge elettorale dell'Italicum, e anzi io qui confermo l'impegno per cambiare l'Italicum e anzi chiedo alle altre forze politiche se lo vorranno fare insieme. Se vogliono fare un bel inciucio al governo, no, facciano loro, ma se vogliono cambiare la legge elettorale noi siamo pronti. E a quelli che dicono ma non ci potevate pensare prima, dico, lo dico piano, piano, la legge elettorale l'ha votata anche Forza Italia. Ora Berlusconi sembra essersene dimenticato improvvisamente, ma la legge elettorale l'ha votata anche Forza Italia. Andate a vedere le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia al Senato, si chiama Paolo Romani ed è il capogruppo di Forza Italia. Hanno votato questa legge elettorale qui che è passata. Intanto siamo oltre 17.000, ci sono oltre 5.400 condivisioni. Continuiamo ad andare avanti. Basta con i voti di protesta dei grillini, Leonardo Innocenti. Non hanno idee, sanno solo dire no. Leonardo, io non sono d'accordo. No, io non sono d'accordo. Io penso che ci sia tantissima gente del Movimento 5 Stelle, tantissimi del Movimento 5 Stelle, che hanno tante idee e che vorrebbero che queste idee fossero rappresentate dal proprio partito. Il problema è che loro non lo stanno facendo più così. Noi all'articolo 97 della Costituzione, non sta nelle bufale, però questa segnatevela, mettiamo il principio della trasparenza. Posso dirlo? Uno degli elementi che ci ha fatto andare in questa direzione è stato proprio l'esperienza grillina. Quante volte 5 Stelle ci ha detto streaming, streaming, streaming? Certo, fa un po' effetto vedere adesso che il Movimento 5 Stelle passa dalla trasparenza e dallo streaming alla facoltà di non rispondere, si avvalgono della facoltà di non rispondere. Li vediamo andare nei singoli cammini verso il Palazzo di Giustizia, il Tribunale di Palermo, e dire no, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Quindi un elettore 5 Stelle, un elettore grillino che aveva grandi ideali, oggi forse ha tutto il diritto di dire ma perché quegli ideali me li state tradendo? Ed ecco perché Grillo dice non votate col cervello, perché un elettore 5 Stelle, se vota sulla base delle idee storiche del 5 Stelle, vota a favore di questa riforma, perché ci sono dentro
la riduzione dei costi, la semplificazione del sistema, il quorum diverso sul referendum. Ragazzi, è impressionante come tanti 5 Stelle potranno votare sì a questo referendum. Potranno votare sì perché? Perché questo referendum ha dentro di sé molti dei principi che erano i principi tipici del 5 Stelle. Andiamo avanti. Riguardo alle bufole, Salvini dice che il trattato di... non l'ho preso al volo il nome, si parla del trattato di Dublino contro Salvini sull'immigrazione, diceva questo nostro amico che non ho fatto in tempo a prendere, dicendo che questo trattato è stato firmato dal governo dove allora faceva parte la Lega. È vero, il trattato di Dublino che regola le procedure sull'immigrazione è stato firmato dal ministro Maroni, allora era il ministro Maroni. Simone Morello: finalmente nel turismo saremo l'Italia. Ecco, questo lo fisso in alto così se mi riesce a beccarlo. Non l'ho messo, sto qui, l'ho perso in tempo, però mi permette di entrare nel rapporto tra Stato e Regioni. Quindi siamo alla bufala numero 5, andiamo più veloce ragazzi, sono le 22:13, abbiamo un sacco di cose da dire. E si dice che la riforma complica la vita tra Stato e Regioni. Non è vero, è esattamente l'opposto. Cioè, seguitemi, chiarisce nel dettaglio chi fa cosa, cosa fa lo Stato e cosa fanno le Regioni. Per esempio il turismo, come diceva il nostro amico, che non sono riuscito a beccare al volo e a bloccare fissando in alto il commento. È chiaro il ragionamento? Eliminando la potestà concorrente, Stato e Regioni, sarà chiaro per ciascuno che cosa fare. E a me sembra un passo in avanti importantissimo. Per esempio, ora non voglio tediarvi troppo, ma una delle cose che più mi ha colpito, vabbè la prendiamo dopo sulla sentenza Madia, però vi faccio un esempio banale. Vi sembra normale che noi sulle rocce da scavo abbiamo politiche diverse in Toscana e in Emilia Romagna e la variante di Valico arrivi un anno dopo per questo? Vi sembra normale che un autotrasportatore per andare da nord a sud debba cambiare 6-7 volte le proprie autorizzazioni? Perché ci sono 20 modelli diversi. Vi sembra normale che sulla sanità ci siano 20 modelli diversi e una prestazione sanitaria in una regione sia diversa da una prestazione sanitaria in un'altra regione? A me sembra una follia. Se vince il sì, questa cosa cambia. Se vince il no, ci teniamo il modello di oggi, che secondo me invece è un po' discutibile. Molti stanno scrivendo. Da imprenditore non vedo l'ora che si elimini la potestà concorrente. Fabrizio, Nunzio delle donne, ti sembra normale che tagli i fondi ai bambini di Taranto? Nunzio, rimani con noi perché è l'ultima delle tante bufale che sto ricevendo, è una di quelle che mi fa più male. Rimani con noi da qui alla fine e lo diremo. C'è il rischio reale, scrive Giovanni, che ci impongano dall'Europa un governo tecnico di burocrati per massacrarci. Questo lo dice l'Economist, non lo dico io, secondo me ci sono tanti motivi per dire sì che non siano queste, però è evidente che va bene. Hai detto bene Matteo, ti sto guardando insieme a Antonino Zampaglione, elettore 5 Stelle che voterà sì, scrive Gabriele. Gabriele, guarda, io penso che saranno tantissimi gli elettori 5 Stelle, gli elettori della Lega e gli elettori di Forza Italia che, non sopportando il sottoscritto, continueranno a non sopportarmi, e non votando mai il PD e continueranno a non votarlo e non votando mai per me alle prossime volte, saranno tanti gli elettori di 5 Stelle, Forza Italia e Lega che voteranno sì, perché questo referendum è sulla semplificazione del sistema. Ragazzi, non è un referendum su di me, non ricapita, passa adesso questo treno e poi non passa per 20 anni. Ma perché non dobbiamo andare a prenderci il futuro? Ma perché non dobbiamo prenderci l'Italia e portarla al livello degli altri? Perché gli altri devono fare i 100 piani e noi 110 ostacoli con il bicameralismo paritario, con i soldi e gli sprechi delle regioni, con i soldi e gli sprechi del Senato, con il CNEL? Io immagino la notte tra il 4 e il 5 dicembre, tutti i vari comitati nei partiti e nei comitati elettorali aperti, gli uffici stampa che fibrillano, è un luogo a Roma in cui si sentirà la vertigine dell'attesa, dove? Al CNEL,
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, 1 miliardo di euro buttato via in 70 anni, 0 proposte di legge diventate leggi. Lì saranno con le bottiglie di champagne pronti a festeggiare una vittoria del no. E naturalmente vedremo come e in che forme cercare di impedire questo festeggiamento del CNEL, dipenderà dai cittadini. Siamo intanto, abbiamo ampiamente superato il 1 milione di persone raggiunte, più di 6.000 persone stanno condividendo questa diretta, siamo quasi a 20.000 persone che invece sono simultaneamente collegate in questo momento, e io sono soltanto alla bufala numero 5, però la 9 l'ho già presa, quindi devo andare più veloce. Questa dell'immunità, ragazzi, questa quanto mi piace, questa dell'immunità è fantastica. Oggi Di Maio davvero ha fatto il numero, non mi ricordo se era mattino 5, dov'era, da qualche parte. Questa ve la racconto perché sull'immunità è fantastica. Bevo un goccio d'acqua. Intanto Jan mi propone di leggere una parolaccia per capire che sono veramente in diretta. Jan, l'ho letta la parolaccia che tu hai proposto, riguarda una zona geografica del sud della Toscana in provincia di Grosseto, e non la dico quella parolaccia che tu hai proposto, ma insomma l'ho letta. Gabriele Angileri, una cosa soltanto: perché fai tanta propaganda sul ping pong quando in realtà per legiferare utilizzate sempre i decreti? Bravo Gabriele, se si evita il ping pong ci sono meno decreti legge, preciso. Tu che sei partito per dirmi di no, magari continuerai a dirmi di no, ma hai spiegato perché bisogna superare il sistema dei decreti legge, sono totalmente d'accordo. Allora, Giusi Tartamella, ma perché non togliete completamente l'immunità a tutti i parlamentari? Cara Giusi, io non ho l'immunità perché non sono parlamentare. L'immunità è una storia antica ed è una storia di difesa del potere legislativo dal potere giudiziario. Ci sono alcune regioni in cui, alcuni paesi più che regioni, in cui i governi arrestano i deputati dell'opposizione. C'è anche un problema di mancata separazione tra potere legislativo e potere esecutivo e potere giudiziario. Ma non voglio fare discorsi filosofici. Oggi stamattina Di Maio è andato in trasmissione televisiva, ha detto: credo ci sia un rischio per la democrazia perché Renzi vuol dare l'immunità a tutti i sindaci e ai consiglieri regionali. A parte il fatto che immunità non è impunità, nel senso che tu puoi andare in carcere, come è accaduto all'onorevole Francantonio Genovese, che era del PD e che il gruppo del PD ha votato, per il quale il gruppo del PD ha votato per l'arresto. È soltanto una richiesta di maggiore attenzione nel caso in cui sei parlamentare e non sei colto in flagrante. Cioè, se sei colto in flagrante vai dentro. Se no, per evitare che ci sia una persecuzione di un magistrato contro te che rappresenta il potere legislativo, ti guardano per bene. Ok, si può discutere se sia giusto o no. È una prerogativa storica, cambiata nel corso degli anni. A quelli che dicono noi non vogliamo l'immunità, vorrei far notare che se vince il no, perché deve essere chiaro questo passaggio, l'immunità ce l'avranno 950 persone. Se vince il sì, con buona pace di Gigi Di Maio stamattina, a 1 mattina o no, a mattino 5, se vince il sì ce l'avranno 730 persone. È chiaro questo? Per me è fondamentale questo discorso. Quindi è una bugia cosmica, una bufala spaziale, una balla galattica, quella di chi dice che con la riforma ci saranno più persone che hanno l'immunità. È esattamente l'opposto: se vince il sì ci saranno meno immunità. 730, Giusi dice si poteva evitare, abolire tutte, si poteva sempre far tutto, intanto qualcosa si sta facendo. Perdonatemi se sono sui 33.000 commenti che stanno girando, non riesco a beccarvi tutti, e capite che non è la cosa più semplice del mondo, ma è anche molto divertente. Andiamo avanti, rapidissimi, anche perché 22 e 21 la gente vuol sapere quali sono le ultime sorprese che dobbiamo mostrare. Intanto stiamo sfiorando quota 20.000, sono molto contento di essere lì. Vediamo, eccolo qui, 34.000 commenti.
Questa sono quella sui costi, questa è perfetta. Riesci a inquadrarla un po' meglio? Cioè, si risparmiano solo 50 milioni. Si risparmiano solo 50 milioni con questa riforma. Sì, dalle indennità sono 50 milioni, ma ci sono le spese delle regioni, delle province, del Senato, del CNEL. E vorrei fare una considerazione molto semplice. Chiederei di twittare sul mio profilo Twitter, visto che vi ho dato la password, di non scrivere sconcerie, ma di metterci il video della trasmissione con Del Debbio, non quella di ieri, quella dell'altra volta, in cui ho spiegato nel dettaglio le singole voci economiche di risparmio della legge di, diciamo, della riforma costituzionale. Non è la cosa più importante, ma ho letto che quelli che dicono noi abbiamo fatto in 6 anni un restitution day per 80 milioni di euro. In 6 anni 80 milioni di euro, bravi. In 6 giorni potete fare 500 milioni di euro l'anno, basta mettere un sì. Si consuma un po' di matita, di lapis, ma è veloce, basta un sì. Perché? Perché si va a tagliare anche dei costi di cui non parla nessuno. I fondi dei gruppi al Senato, PD, in questa legislatura ha preso 30 milioni di euro. Ma 5 Stelle ne ha presi 12 di milioni di euro. E li utilizza per pagare le bollette e gli affitti, nemmeno il PD fa una cosa del genere. Ragazzi, non possiamo prenderci in giro. Noi abbiamo l'occasione di risparmiare 500 milioni di euro l'anno. Non è questo il motivo scatenante. Ma siccome ci sono quelli che per 80 milioni in 6 anni stanno a fare tutti i giorni gli show e le trasmissioni televisive sul loro coraggio di restituire i soldi, bene, si sappia che loro in 6 anni hanno fatto 80 milioni. In 6 giorni voi con una X potete fare 500 milioni all'anno, che in 3 anni, in 6 anni, dice il saggio, sono 3 miliardi, giusto? 80 milioni contro 3 miliardi, a voi la scelta. Andiamo avanti, rapidi. Questa è quella di D'Alema. Si poteva fare diversamente, io avrei fatto diversamente, dice D'Alema. In 6 mesi siamo in grado di fare tutto diversamente. La domanda è, se in 6 mesi eri in grado di far tutto diversamente, perché negli ultimi 20 anni non l'hai fatto? No, perché questa è semplice. Perché non l'avete fatto? E questa non importa nemmeno condividete anche questa, però dà il senso profondo situazione nella quale ci troviamo, e credo che sia una situazione davvero impressionante. Quelli che non hanno fatto niente negli anni scorsi vengono qui adesso a dirci però si poteva fare, però ben altro sarebbe stato il problema. Ragazzi, nella scheda elettorale, ve la mostro, questa è la scheda che troverete domenica, riuscite a fare la metto, dove la metto? Ve la metto qui, tieni, la metto qui così per benino, perfetto, ci siete? Questa è la scheda, questo è il facsimile della scheda di domenica 4 dicembre. In questa scheda non c'è scritto sì e ben altro, c'è scritto sì e no, al massimo sì e mai, non sì e ben altro, sì e si poteva fare in un altro modo. Tant'è vero che se vince il no, sta roba qui non si fa più. Per me basta che si sappia, con il sorriso, con tranquillità, con leggerezza, basta che si sappia che se vince il no abbiamo buttato via un'occasione che non ricapita. E Cristian Riolo, sembra il programma di quello che vende le pentole. Ah ah ah, Cristian, pensa come sei messo che stai a assistere al programma di quello che vende le pentole. E sono le 22:25, quante cose migliori potresti fare nella tua vita anziché stare a assistere al programma di quello che vende le pentole? Io sono qui che sto cercando di discutere con te e con gli altri, in modo molto pacato e libero, dei contenuti di questa meravigliosa riforma costituzionale, su cui nelle prossime ore andremo a votare. E chiedo a tutti e a ciascuno di continuare a condividere, perché mi continuano a fare segno che devo chiedere di condividere. Secondo me alla fine, a forza di chiedere di condividere, mi fanno un pernacchione. Andiamo avanti. Allora, la riforma è frettolosa, questa è quella di De Mita. Vorrei segnalare che ci sono stati 2 anni di discussioni, 2 anni e 4 giorni, 6 votazioni, 83 milioni di emendamenti, mi ricordavo 85, 122 modifiche rispetto al testo voluto dal governo e 5.000 votazioni.
Bufala numero 11, loro dicono un solo partito il elegge il Presidente della Repubblica. Attenzione, perché questa bisogna proprio spiegarla per benino. Oggi come funziona? Funziona che il Presidente della Repubblica è eletto con il 50% più uno dei voti al quarto scrutinio. Ok? Cioè, oggi è così. Oggi al quarto scrutinio 50% più uno è addio. Invece, con la riforma, c'è scritto che dal quarto scrutinio devono essere i 3/5 dei componenti e dal settimo i 3/5 dei votanti, che equivalgono al 60%, perché i 3/5 sono il 60%. E i votanti sono quasi sempre la totalità delle persone che appartengono, perché all'elezione del Presidente della Repubblica nessuno si astiene. E allora, come si fa a dire una bufala del genere, che con la riforma un solo partito elegge il Presidente della Repubblica? Casomai questo può accadere con l'attuale Costituzione. Quindi chi utilizza questa bufala teoricamente dovrebbe votare per il sì. Aumentano le firme per il referendum, non è vero, o meglio, aumentano le firme per il referendum se uno vuole abbassare il quorum, cioè se ci sono 500.000 firme come adesso il quorum rimane lo stesso e non cambia niente, se si arriva a 800.000 firme il quorum si abbassa, diventa mobile, come da richiesta peraltro della CGIL, figurati, non di JP Morgan. Bene, in questa richiesta del quorum mobile spero che con 800.000 firme questa sia considerata una buona notizia dai nostri amici, più innanzitutto dai radicali, che ne sono contenti e felici, tra l'altro stiamo lavorando con Emma Bonino e con gli altri, ma anche dai 5 Stelle, che sono sempre stati teorici di questa linea. Quindi un bel applauso ai 5 Stelle. L'unico problema per i 5 Stelle è che le 800.000 firme purtroppo devono essere vere e non copiate e falsificate. Allora, andiamo avanti. Bufala numero 13. Il più ostacoli per le leggi di iniziativa popolare. L'avete sentita questa? Anche questa è bellina. Ma è falsa anche questa. Non è così. Non è così e è esattamente l'opposto. Il Parlamento non potrà più ignorarle. Vedo che ci sono diversi commenti su questo punto, naturalmente si cambia argomento, per esempio, visto che ci sei, perché non dici chi ha pagato le lettere degli italiani all'estero? Il comitato del sì. Queste lettere non le ha mandate il governo, nel qual caso avrebbe dovuto spiegare le ragioni del sì e del no, ma le ha mandate il comitato del sì e il PD. 14, le leggi a data certa sono un golpe bianco. Ragazzi, come si fa a dire una cosa del genere? La legge a data certa significa che tu dici al Parlamento, il Parlamento dice al governo, o meglio, il governo sottolinea al Parlamento una legge particolare e dà 70 giorni per dire sì o no. Il Parlamento può dire no, però con questo meccanismo si evita l'abuso dei decreti legge. Daniela, Matteo, molti di quelli che sono per il no paventano diminuzione della sovranità popolare. Puoi spiegare invece come sarà in realtà la riforma con il referendum e le leggi di iniziativa popolare? L'ho fatto prima, spero di essere stato chiaro, sono stato abbastanza veloce, ma il punto è che ci sono più diritti dei cittadini e tra l'altro c'è anche lo statuto delle opposizioni. Edi Natalini, le cose dille tutte Matteo, hai perso la fiducia con le cavolate che hai fatto e continui a fare. Edi, fammi un favore, dimmi quale su questa riforma e io volentieri ti ascolto. Le persone che operano nel CNEL prenderanno un vitalizio se viene eliminato? Stessa domanda per quello che riguarda i senatori. Le persone, nel momento in cui il CNEL viene eliminato, i 63 che vengono nominati nelle poltrone del CNEL perdono il posto, come pure i senatori, mentre i dipendenti delle strutture vengono riassorbiti, nel senso che nessuno viene licenziato, ma se tu sei un senatore invece vai a trovarti un lavoro. Se sei un dipendente del Senato entri nelle strutture della Camera e del Senato insieme, se sei un senatore vai a casa e trovi, oppure vai al Parlamento, ma ci sono, anziché, oppure vai alla Camera, anziché 950 posti ce ne sono 630, ci sono meno politici, tutto lì. Abbiamo visto per 20 anni persone che dicevano che bisogna fare, ora noi l'abbiamo fatto, sappiamo che non è perfetta ma almeno potrete decidere. Andiamo avanti, please, chiaramente sulla mega bufala dei voti all'estero, Valerio Salinas, non hai idea di quanti ci marciano su?
Ragazzi, ma è offensivo nei confronti di quelli che votano dall'estero, a cominciare da quelli che votano no, che non a caso si sono indignati come quelli che votano sì, perché sono cittadini anche loro e la Costituzione garantisce loro il diritto di votare, perché non dovrebbero votare? Andiamo avanti. Un tizio farà il sindaco, primo stipendio, farà il senatore, secondo stipendio, la faccia del risparmio. No, non c'è il secondo stipendio. Non c'è il secondo stipendio. Questo per me è fondamentale. Non c'è il secondo stipendio. Andiamo avanti. È vero che diminuendo il potere delle regioni, quelle più piccole saranno penalizzate dal centralismo che si viene a creare? No, le regioni non avranno più il diritto di mettere bocca su questioni concorrenti. Per esempio, riforma Madia, così che andiamo sulla quindicesima. Bufala, siamo quasi alla fine. La riforma della legge Madia è la riforma della pubblica amministrazione. Noi l'abbiamo voluta per cercare di, per esempio, permettere di licenziare il furbetto che timbra il cartellino e va via. Ve la ricordate, no? Quel pezzo lì. Il pezzo è: io sono un furbetto e cartellino, timbro e vado via. Ce n'era uno, tra l'altro, meraviglioso, a Sanremo in mutande. Ve la ricordate quella immagine di quello che è arrivato a timbrare in mutande? Io ho ancora da capire come sia stato possibile che uno in mutande sia andato a timbrare il cartellino. Può darsi che sia una mia fissazione, una mia perversione, domandarmi come abbia fatto. Vabbè. Che cosa dice la riforma Madia? Che questo deve essere licenziato. Se non viene licenziato lui, si licenzia il dirigente che non licenzia il dipendente infedele. Questo a sostegno dei bravissimi lavoratori del pubblico che ci sono, perché ce ne sono tanti che sono molto bravi. Tra l'altro spero che domani si possa chiudere anche il rinnovo contrattuale. Bene, dopo 7 anni di blocco. Bene, qual è il punto e la novità? Il punto e la novità è esattamente questo. Il punto e la novità è che questo meccanismo è stato dichiarato parzialmente incostituzionale. Perché? Perché non tutte le regioni, che hanno dato tutte il parere positivo, non tutte hanno dato l'intesa. Cioè, per licenziare uno che fa il furbo a Savona o Ventimiglia, Sanremo, dov'era, deve avere anche il via libera della regione Veneto, se no non vale. A me sembra una follia, sinceramente, lo dico con molta franchezza. Quindi la riforma Madia è una buona riforma che non può essere messa in queste condizioni in ragione di un blocco regionale che non è federalismo. Questo non è federalismo, questa è follia burocratica. E andiamo avanti. Noi dipendenti pubblici, scrive Elvira, abbiamo interesse al cambiamento della pubblica amministrazione, sono molto d'accordo. Salvatore Perrino, parli di furbetti del cartellino, proprio voi che siete assenteisti della Camera. Ora io ti svelo un segreto, non sono deputato. Se c'è uno, diciamo, che lavoricchia abbastanza, sono io, non mi pare che mi si possa dire di non lavorare. E va bene. Qui c'è Roberto Scrivano, dice: che meccanismi ha il nuovo Senato per bloccare e ostacolare il lavoro della Camera? Non deve bloccarlo, ostacolarlo, deve aiutarlo, è tutto spiegato nell'articolo 70. Caro Matteo, basta parlare di furbetti e cartellino. Io non ho detto che tutti i lavoratori pubblici sono dei furbetti, l'ho appena detto. Se tu mi avessi ascoltato, Vittoria, avresti sentito che non ho detto questo. È esattamente l'opposto, anzi, ho appena detto che sono per sbloccare il contratto dei dipendenti pubblici. Ma se qualcuno invece fa il furbetto del cartellino, va mandato a casa, è chiaro? Non si può scherzare su questo, ragazzi. Lo dico per i dipendenti onesti. Voi non potete, per cercare di giustamente difendere la vostra funzione di dipendenti pubblici onesti, dire: è però sui furbetti del cartellino. Su quelli dovete essere più duri di tutti voi, perché siccome voi siete onesti e fate per bene, non ha senso che voi lo difendiate. Ve lo dico con molta franchezza. Danilo, ma sei ancora in diretta, ne hai di lavoro da fare come presidente? Pensavo che fosse una cosa utile, caro Danilo, stare a discutere con le persone per ragionare nel merito, visto che spesso si dice che noi siamo non abbiamo voglia di discutere. Io ho molta voglia di discutere, ho molta voglia di ragionare nel merito di tutte le voci, e sul referendum mi fermerei qui, perché ne abbiamo fatte fin troppe, abbiamo discusso credo di quasi tutto. Da domani mattina troverete sul sito tutte le varie bufale spiegate dai professori. Ragazzi, a me sembra evidente, si può pensare come si vuole, ma questo referendum è una grande occasione per cambiare l'Italia. Io vi prego,
guardate la scheda elettorale, metteteci quello che riterrete il vostro impegno e il vostro cervello, perché Beppe Grillo dice di non usare il cervello, io dico che invece va usato il cervello oltre che il cuore. Questa è la scheda su cui si voterà. Approvate voi il testo della legge sul superamento del bicameralismo, che tutti hanno sempre chiesto in questi anni, sulla riduzione del numero dei parlamentari, che tutti hanno sempre chiesto, sul contenimento dei costi delle istituzioni, che tutti hanno sempre chiesto, sull'abolizione di enti inutili come il CNEL, che tutti hanno sempre chiesto, e su una diversa impostazione dei rapporti tra Stato e Regione. Questa è la scheda. Si vota sì o no a questa scheda. Tutto il resto non ha senso. E naturalmente vinca il migliore, speriamo vinca il sì, e poi decideranno i cittadini come è giusto che sia. Agli oltre 50.000 commenti non riesco a rispondere. Luana Lorusso, imparate l'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Sono molto contento dei dati del lavoro, cara Luana, perché finalmente dopo anni in cui avevano un segno meno sono tornati a crescere. È la bufala numero 18, eccola qui, più 656.000 posti di lavoro, non 650.000, occupazione femminile al massimo storico nel mezzogiorno, ma al minimo rispetto alle mie aspettative, perché è vero che stiamo crescendo, ma ancora c'è un sacco di gente che deve trovare posto di lavoro, in particolar modo le donne, e finché non troviamo occupazione di lavoro femminile non saremo nelle condizioni di avere un paese degno di questo nome, rispettoso dell'uguaglianza di genere che pure abbiamo messo in Costituzione. E vabbè, questo l'ho detto perché Luana mi ha chiamato su questo, era la bufala numero 18. Andiamo sulla bufala numero 16, l'aereo di Stato. L'aereo di Stato, quando non sanno che cosa fare, quando gli hai parlato della democrazia, della deriva autoritaria, dell'articolo 70, dell'elezione diretta, quando sei stato nel dettaglio a spiegare tutti i punti singoli, ti fanno, eh sì, però Renzi ha comprato l'aereo di Stato. Cioè, è a un certo punto, qualche anno fa, qualche mese fa, fortunatamente non c'è più, nelle discussioni sui social network c'era sempre qualcuno che diceva, entrava nel merito dei singoli punti, argomento per argomento, e la riforma del lavoro, e la ripartenza dell'economia, e il PIL e la crescita zero. Quando gli andavi a smontare gli argomenti c'era sempre uno che diceva, sì, però, e i Marò? Ora che fortunatamente, e noi siamo felici, i Marò sono tornati in Italia grazie al lavoro di tutte le istituzioni che hanno fatto il loro dovere, stavolta, ora che i Marò sono tornati in Italia non ci sono argomenti di natura internazionale da utilizzare, e quindi l'argomento di chiusura di una polemica, quando uno gli racconta, gli smonta le bufale una per uno, dice, eh sì, però Renzi ha comprato l'aereo di Stato. Allora, non è l'Air Force Renzi, è un aereo, per essere chiari i francesi in questo modo ce ne hanno due, tutte e due in leasing, mi sono informato, noi l'abbiamo preso in leasing, avevo tutti i dati dell'aereo che mi hanno tenuto da parte per potervi raccontare, e questo dato dell'aereo, che mi sembra davvero significativo e rilevante, è l'aereo che serve per mandare le missioni all'estero. Nei prossimi giorni cercheremo di francobollare con i nostri amici del comitato tutti quei fakes e trolls che parlano dell'aereo come di una spesa insostenibile, con i dati delle missioni internazionali e dei contratti siglati dalle missioni all'estero. Oggi che cosa accade? Ci sono due aerei che hanno 34 posti, questo aereo ha più di 100 posti, e per fare le missioni internazionali bisogna andare o con due aerei o con gli aerei di linea. E questo è un aumento di costi, paradossalmente. Con l'aereo da 100 posti, da più di 100 posti, che non uso io, perché uso quello più piccolo, io uso un aereo che ha comprato Massimo D'Alema, anche se poi in realtà il primo a inaugurarlo è stato Silvio Berlusconi. Credo che Berlusconi abbia anche sorriso al pensiero che D'Alema l'aveva ordinato e lui lo ha inaugurato, ma stiamo parlando quindi del 1998, 99, 2000, non mi ricordo di che anno, e questo è l'aereo che noi utilizziamo regolarmente. L'aereo da oltre 100 posti serve alle missioni internazionali degli imprenditori. Allora, un paese normale che ha una forte attrazione e attenzione all'export utilizza questi strumenti.
Tra l'altro, nel nostro caso, diciamo una volta per tutte, siamo passati da una flotta di 10 aerei a 7. Ora che abbiamo discusso nel merito e che abbiamo capito che abbiamo preso un aereo usato in leasing per gli imprenditori che fanno le missioni internazionali e che metteremo quanti soldi questo aereo produce, porta all'Italia, perché stiamo discutendo del dettaglio dei costi che vengono affrontati da un aereo che però porta un ritorno con le missioni internazionali. Vi domando in amicizia, ma davvero può essere questo un argomento? Cioè davvero le bufale possono arrivare al punto di dire che questo è l'Air Force Renzi? Non ci sono nemmeno mai salito. Anzi, ora una di queste, se avessi un po' di tempo vorrei andare a vedere come è fatto. Ragazzi, ma con tutti gli argomenti su cui potete criticarci, ma proprio questo? Ma non ne avete proprio altri? Ma siete messi così male? Io vi abbraccio affettuosamente. Detto questo, ripeto, nei prossimi giorni il dettaglio delle missioni fatte e quanti soldi porta questo aereo e più in generale le missioni dell'export. Andiamo avanti. Allora, in Italia si paga l'IVA al 22%, gli studi di settore, ci tassate anche l'aria che respiriamo. Guarda, prendiamo questo, è la stessa cosa che dice Mario Monti. Ah, le tasse salgono. Ragazzi, io vorrei farvi l'elenco, poi ognuno fa come vuole. Da quando ci siamo noi è andato via l'IMU, TASI, ora Equitalia non c'entra nulla ma comunque va bene, IRES, IRPEF, IRAP, vi siete scordati qui le tasse agricole, visto che l'avevamo preparato con largo anticipo, ci siamo scordati le tasse agricole, gli 80 euro e la decontribuzione del Jobs Act, che peraltro per il mezzogiorno è stata aumentata di altri 730 milioni di euro. È vero che le tasse sono troppo alte, ma se c'è un governo che ha iniziato a abbassarle, questo è il nostro. Andiamo avanti, dai che poi finiamo con Taranto. La bufala numero 17, il PIL non cresce. Il PIL era a meno 2,3 con il governo Monti nel 2012, era a meno 1,9 nel 2013 e adesso è a più 0,8 nel 16, speriamo di fare anche un po' di più, sarà a più 1 nel 17 come minimo. E va bene, abbiamo fatto anche questa per dire a chi dice crescita zero. Siamo all'ultimo sforzo, andiamo alla vicenda di Taranto, vi prego di condividerla il più possibile perché ci tengo moltissimo. Da qualche giorno, bevo un goccio d'acqua, scusate perché sono stato fin troppo lungo, da qualche giorno ci sono polemiche sull'impegno del governo su Taranto. Voi sapete che Taranto è una situazione davvero difficile per quello che è accaduto in passato, sto parlando dell'Ilva. E questa complessità del passato ha visto il nostro governo intervenire in modo molto significativo con un contratto istituzionale di sviluppo e con i soldi per l'Ilva, che noi pensiamo che l'Ilva debba avere un futuro risanato ambientalmente. Tanto per dare un'idea, noi abbiamo messo nell'arco, come spiega egregiamente il sottosegretario Claudio De Vincenti in un suo comunicato stampa, da il governo su Taranto e prima di tutto sulla salute dei cittadini e sul risanamento ambientale ha già messo in campo 1.662 milioni. Di questi 1.662 milioni, per essere chiari, 1.333 milioni sono risorse nazionali, scrive Claudio De Vincenti, 322 milioni vengono dai soldi messi dalla giunta Vendola e 7 milioni dalla giunta Emiliano. Quindi ripeto le cifre perché altrimenti sembra che si faccia una polemica inutile. 1.333 milioni dalle risorse nazionali, 322 milioni dalla giunta Vendola e 7 milioni dalla giunta Emiliano, per un totale di 1.662 milioni. Ma questo è il punto chiave, si dice che a fronte di 1.600 milioni messi, di cui 1.300 milioni dal governo, noi avremmo tolto un emendamento che il governo avrebbe bocciato per 50 milioni ulteriori per la sanità nel Tarantino. Allora, come stavano le cose? Il governo ha messo 2 miliardi in più sulla sanità. Di questi 150 milioni erano per ulteriori interventi per tutto il sistema sanitario nazionale. Comprensibilmente, per carità di Dio, si può sempre fare. Alcuni parlamentari tarantini hanno chiesto di avere 50 di questi 150 milioni solo per Taranto. Comprendo la logica. Il presidente della commissione bilancio, che è un deputato pugliese, ha ritenuto inammissibile questo emendamento. Avrà avuto i buoni motivi, non tocca certo a me dirlo. Ma cosa c'entra il governo con tutto questo? Da quel momento è partita una polemica assurda
sul fatto che noi volessimo, pensate un po', non considerare il dolore dei bambini di Taranto. Allora io vorrei parlare ai genitori dei bambini di Taranto e più in generale a tutti gli abitanti di Taranto. Non accetteremo mai che si facciano polemiche su questo, perché questo governo è il governo che ha messo più soldi di tutti per Taranto. E sono lieto di poter annunciare che proprio in queste ore si è conclusa la negoziazione tra la famiglia Riva e l'azienda Ilva, che oggi è nelle mani del governo, e oltre 1 miliardo di euro, più di 1 miliardo di euro, arriveranno dalla famiglia Riva, che non voleva rilasciare questi denari e a questo era stata anche in qualche modo autorizzata, come elemento di compensazione, grazie al lavoro di tutte le autorità. Questo 1 miliardo di euro, più di 1 miliardo di euro, alla fine credo che sarà circa 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, andrà a risanare Taranto e l'Ilva. È una notizia straordinaria, è una notizia importantissima, è una notizia che permetterà di guardare con maggiore fiducia al futuro di Taranto. Tra l'altro nelle prossime ore si svelerà anche il futuro industriale di questa importantissima azienda. In realtà ci sono significativi personaggi e aziende che sono pronte a intervenire, ma oltre 1 miliardo di euro è stato reso disponibile dall'azione delle istituzioni, non quelle che urlano, non quelle che strumentalizzano, non quelle che fanno polemica, non quelle che cercano un voto e mettono pochi soldi, ma quelle che lavorano concretamente per la salute della città di Taranto. Ci tenevo a dirvelo perché per me questa è una delle cose che più fa male, sentirmi dire che noi non siamo a fianco degli ultimi, in particolar modo a Taranto. Quindi questa è una delle grandi operazioni alle quali lavoravamo da tempo e sarà concretizzata nelle prossime ore con la firma ufficiale insieme agli avvocati, ma è un accordo chiuso, sono stato autorizzato a comunicarlo. Noi abbiamo fatto una lunghissima diretta, più di un'ora, abbiamo raggiunto quasi 2 milioni di persone, quindi un numero impressionante perlomeno per i miei standard, e sono molto felice di aver discusso a lungo. Soprattutto spero che sia rimasto a ciascuno di voi la consapevolezza e la convinzione che nel merito si può discutere quanto vi pare, ma noi siamo pronti a ragionare. Nel merito della riforma costituzionale, noi siamo pronti a discutere con chiunque. Ci sono tante bufale, sono bufale profondamente inspiegabili per tanti motivi, ma per me il punto che è chiave e fondamentale è che la gente possa votare col cervello. Beppe Grillo dice non votate col cervello, io dico votate col cervello, votate col cuore, votate con l'intelligenza. Noi non abbiamo paura dei contenuti e dei commenti, e da questo punto di vista mi fa piacere che le varie bufale che avete avuto modo di discutere, che avete avuto modo di ascoltare, terminino con questa scheda, perché la scheda elettorale è questa qui, non ce n'è altre, e la scheda elettorale penso che sia la scheda che darà il segno del cambiamento o meno all'Italia. Non so se avremo tempo per fare un ultimo Matteo risponde nelle prossime ore, siamo nelle ore decisive. Io sono molto felice del fatto che l'Italia possa iniziare un futuro diverso. Lo so che in tanti fanno polemiche e discutono, ma noi dobbiamo rispondere a tutti questi con un sorriso. Se vince il sì, l'Italia potrà essere più forte in Europa. Se vince il sì, l'Italia potrà essere più semplice in patria. Se vince il sì, l'Italia potrà risparmiare dei soldi. E certo c'è la differenza tra chi dalla mattina alla sera urla e cerca di ottenere il consenso parlando male degli altri e chi con un po' di fatica prova a realizzare le cose che servono al paese. Tutto sommato il 5 dicembre dovremo ripartire tutti insieme, vedremo con quali responsabilità. Mi piace pensare che comunque andranno le cose, dovremo ripartire mettendo al centro l'Italia che in questo momento soffre di più. Ecco perché ho chiuso su Taranto ed ecco perché sono partito da Amatrice. L'Italia è un grande paese, non credete ai profeti di sventura, a quelli che dicono che va sempre tutto male, a quelli che non si impegnano e si lamentano degli altri. Se ce la mettiamo tutta, questo paese può diventare davvero il punto di riferimento del mondo. Vi sono grato per la vostra pazienza, 1 ora e 22 minuti di diretta. Vi sono anche grato per i vostri commenti. Pensate che abbiamo ricevuto qualcosa come oltre 60.000 commenti e, come è evidente e ovvio,
non li abbiamo potuti leggere tutti, 63.258 commenti. Mi fa piacere che molti siano stati commenti in positivo per entrare nel merito, qualcun altro ha invece svolto la sua funzione di fake o di troll o più semplicemente di odiatore di professione, di leone da tastiera, ma a tutte e a tutti l'augurio di una buona notte e che domani sia una giornata per i nostri amici per andare casa per casa a portare gli argomenti del sì. Io sono convinto non siamo mai stati così vicini a un'impresa straordinaria. Ce la faremo. Buonanotte a tutti, viva l'Italia!